Dopo la prima convincente vittoria stagionale contro la Massese, nella sesta giornata di campionato il Viviborgo si presenta sul campo del San Sepolcro con l'obiettivo di allungare la striscia di risultati positivi. I bianconeri locali sono una delle squadre migliori di questo avvio di stagione, che però tra le mura amiche stenta abbastanza. Nel primo tempo sono i padroni di casa ad andare per due volte vicinissimi al vantaggio, ma per due volte l'arbitro annulla il gol del possibile 1-0, prima per fuorigioco e poi per un presunto fallo in attacco. Si va alla ripresa e mister Fanani getta nella mischia Pagano. Il calibro di questo giocatore, fino allo scorso anno in Lega Pro con la maglia della Lucchese, si nota subito e dopo 8 minuti realizza il gol dell'1-0 al termine di una velocissima ripartenza. La gioia di Viviborgo però dura solo 11 minuti, il tempo di contestare un calcio d'angolo su cui poi nasce l'1-1 di testa e Sussì trafigge Fontanelli sul primo palo. Una vera e propria beffa che però non cancella l'ottima prestazione di Tadeucci e compagni. La classifica adesso dice Viviborgo 5 punti in un gruppo affollatissimo in cui stazionano anche Viareggio e Spoleto, prossimo avversario dei ragazzi di Fanani.